In un anno come il 2023 è molto difficile stabilire quale sia il GOTY, ovvero il gioco dell'anno. Quel titolo che più degli altri merita di essere ricordato come il punto più alto raggiunto dall'industria, un nome in grado di rappresentare il panorama videoludico contemporaneo e si spera anche futuro. Sono mesi ormai che rimugino su Tears of the Kingdom e se effettivamente possa essere considerato come il Game of the Year. È un titolo gigantesco, estremamente ambizioso, eppure allo stesso tempo derivativo e lontano dalla carica innovativa del suo predecessore. Per ogni vetta di game design raggiunta, per ogni picco artistico conquistato, ci sono altrettanti scivoloni, leggerezze ed elementi che lasciano spazio ad un ampio margine di miglioramento. E la magia di Tears of the Kingdom risiede proprio in questo insieme di conflitti irrisolti, nella paradossalità di un More of the Same che è una continua scoperta creativa, in un gioco imperfetto, ma che non esaurisce mai le sue premesse geniali. Sono giunto quindi alla conclusione che, per quanto mi riguarda, non ha senso far partecipare Tears of the Kingdom in una competizione del genere. E no, l'ultimo Zelda non è il GOTY 2023, è qualcosa di più. Per me si tratta del gioco di questa generazione, l'apice assoluto di una concezione di videogioco che attraversa quasi 4 decadi di sperimentazioni, che mette un punto sulle possibilità espressive dell'open world contemporaneo e che accompagna verso il tramonto la gloriosa stagione di Nintendo Switch. Sto esagerando? Probabilmente sì, ma in questo video cercherò di spiegarvi il mio punto di vista e credetemi è stato veramente difficile riuscire a esprimere a parole tutto quello che ha rappresentato per me un'esperienza del genere. Ci sono voluti 6 mesi, tanto procrastinare, molta ansia e ore di ricerca per far sì che questo video prendesse una forma degna di esprimere tutta la grandezza di Tears of the Kingdom. Spero che il risultato finale vi piaccia, che riesca a stimolare qualche riflessione e che alla fine ne sia valsa la pena di aspettare tutto questo tempo. Che ve lo dico a fare, questo video sarà pieno zeppo di spoiler e ve ne consiglio la visione solo se avete già finito Tears of the Kingdom. Un grazie gigantesco a Utoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Breath of the Wild ha rappresentato un vero e proprio momento rivoluzionario all'interno della serie. Il colpo di genio di Aonuma e soci è stato quello di svecchiare una formula tradizionale che sembrava ormai aver detto tutto quello che c'era da dire, proponendo sì un nuovo impianto di gioco, ma che si rifaceva proprio alle fondamenta concettuali su cui era stato costruito il primo The Legend of Zelda. La meraviglia dell'esplorazione e il senso di scoperta di una terra inesplorata ritornavano come cuore dell'esperienza, in un apparato decisamente moderno, ma giunto quasi al suo punto massimo di saturazione. In un momento storico in cui il passaggio all'open world sembrava essere quasi una tassa obbligatoria per sperare di catturare l'interesse del grande pubblico, quella di Nintendo non si è rivelata una banale scelta modaiola. Piuttosto che omologare 40 anni di storia a dei dettami di game design banali quanto prevedibili, l'approccio all'open world scelto in Breath of the Wild si è dimostrato incredibilmente atipico e imprevedibile nel suo successo. Ragionando per sottrazione, si è deciso di dare completa fiducia al giocatore e alla sua capacità di rimanere coinvolto dalla sua brama di scoperta. Prima del 2017 eravamo abituati a concepire l'open world commerciale associandolo a quella che potremmo definire la formula Ubisoft. La paura più totale che senza una direzione e un obiettivo specifico il giocatore perda interesse in quello che sta facendo o che, ancora peggio, si renda conto della vuotezza di spazi che nel corso degli anni diventavano sempre più ampi ma allo stesso tempo avevano sempre di meno da dire. L'ironia della sorte ha fatto in modo che l'iperstimolazione del giocatore si trasformasse nel suo esatto opposto, portando alla desensibilizzazione più totale che assumeva la forma di mappe piene zeppe di icone e marcatori tutti pensati per far ripetere all'infinito sempre le stesse azioni. Con Breath of the Wild si è scelto di spogliare l'open world di tutte queste sovrastrutture per tornare a valorizzare il senso dell'esplorazione, proponendo una mappa vuota, secondo i canoni contemporanei, ma che finalmente era un piacere attraversare. E questo cambio importantissimo veniva accompagnato dall'idea di totale libertà, un concetto che dovrebbe essere fondamentale in qualsiasi open world. Al giocatore veniva presentato lo spazio di gioco e venivano offerti gli strumenti per interagire con la fisica del titolo. Da delle premesse semplicissime potevano nascere così delle complesse rielaborazioni di quelle che erano le leggi fondamentali di gioco e la nuova Hyrule diventava effettivamente un sandbox dove non era posta l'attenzione sull'atto costruttivo, ma dove la creatività continuava ad essere in funzione dell'esplorazione. Penso che quello di Breath of the Wild sia stato un esperimento epocale che ha dato vita a un qualcosa di unico e irripetibile. Proprio per questo la domanda nasceva spontanea. Ma ora che si fa?
come si fa ad andare oltre a qualcosa che di per sé non ha confini? Beh, ecco, qui bisogna fermarsi un attimo e fare un passo indietro per vedere come in passato sono state gestite situazioni del genere. La serie di Zelda è famosa per ricontestualizzare di episodio in episodio degli elementi familiari sotto una nuova luce e la sensazione di aver raggiunto un risultato ineguagliabile si era già vista, ad esempio, con Ocarina of Time. Non a caso si tratta di uno dei pochi casi in cui un gioco della serie principale ha ricevuto un seguito diretto. Con Majora's Mask, però, fu adottata una scelta inversa rispetto a quello che poi sarà fatto con Breath of the Wild e Tears of the Kingdom. Per creare il secondo Zelda tridimensionale su Nintendo 64 si riutilizzarono tutti gli asset di Ocarina of Time, cercando però di mascherare il più possibile questa somiglianza e dando un taglio opposto alla nuova avventura. Majora's Mask, pur nascendo dallo scheletro di Ocarina, era un titolo molto più cervellotico, claustrofobico e raccolto. Tears of the Kingdom è invece Breath of the Wild 2 e non fa nulla per nasconderlo, anzi basa proprio tutta la sua potenza proprio sulla continuità con il suo predecessore. Se vogliamo trovare quindi un esempio molto più calzante, per me lo stesso passaggio si è visto tra Galaxy e Galaxy 2. In questo caso il secondo titolo nasceva come un'espansione e piano piano si era poi trasformato in qualcosa di autonomo e separato. Insomma, proprio come con Tears, anche Galaxy 2 nasceva dalla consapevolezza di avere ancora tanto da dire utilizzando come base una formula molto innovativa che aveva lasciato spazio a un grande potenziale inespresso. Trovo estremamente affascinante che si sia scelto di fare un sequel diretto partendo proprio dalla consapevolezza che si era creato qualcosa di completo e ormai familiare. Ecco cosa dichiara Hidemaru Fujibayashi, il director di Tears of the Kingdom, nella serie di interviste Ask the Developers. Proprio come quando conosci un luogo in lungo e in largo, sappiamo dove ogni cosa si colloca dentro Hyrule grazie a Breath of the Wild e proprio per questo abbiamo ritenuto fosse possibile creare nuovo gameplay. Per questa ragione, nella proposta iniziale, abbiamo chiaramente affermato il setting non cambierà e questo è diventato un concetto importantissimo. Anche quando ho condiviso questa decisione con i membri del team, non ci sono state obiezioni e da quel momento in avanti siamo stati tutti allineati. La sfida è stata quindi quella di rimanere all'interno dei confini di Breath of the Wild pur proponendo qualcosa di nuovo. Dicevamo prima che ogni Zelda si contraddistingue per portare con sé un nuovo punto di vista su una formula consolidata, innovando pur rimanendo sempre ancorati a una tradizione ben definita. Questo punto di vista è un vero e proprio tema che attraversa ogni capitolo e spesso già dal nome del gioco possiamo scoprire quale sarà la nuova chiave di lettura scelta. Beh, ecco, secondo me nel momento in cui si identifica il tema di Tears of the Kingdom, automaticamente si sblocca tutto quello che c'è da sapere sull'ultimo Zelda e, come accade per ogni capolavoro che mette sotto sopra l'industria, non si tratta di un elemento che coinvolge una parte specifica dell'opera, ma di un'idea potentissima che scorre inarrestabile e permea ogni singolo aspetto della produzione. E il tema di Tears of the Kingdom sono le mani. Banalmente la mano è il nuovo strumento di Link che gli permette di utilizzare i nuovi poteri e in particolare l'ultramano, oltre a essere un grandissimo rimando a Gunpei Yokoi e alla storia di Nintendo, è un po' la base concettuale su cui si fondano tutte le novità di gameplay del titolo. Ma tutto il gioco per me si basa su quest'atto di fiducia, questo tendere la mano verso una stretta inizialmente impossibile che diventa però premessa e obiettivo finale della narrativa, ma anche delle intenzioni degli sviluppatori. Tears of the Kingdom è innanzitutto una grandissima richiesta di fiducia, un prendere per mano il giocatore e chiedergli di attraversare una seconda volta un luogo già conosciuto. Quanti dubbi ci sono stati nello scoprire che la mappa di Tears of the Kingdom non si sarebbe allontanata da quanto visto in Breath of the Wild e quanti dubbi ci sono stati nel realizzare che le dinamiche da builder avrebbero rappresentato il cuore dell'esperienza. Eppure questo accettare una novità che differiva profondamente dalle aspettative maturate in anni e anni di attesa ha fatto sì che nascesse un patto non scritto con i giocatori. Aonuma e Fujibayashi e tutto il team di Tears of the Kingdom hanno dato in mano ai giocatori un potere senza precedenti. L'illusione di poter riscrivere, anzi rimaneggiare per rimanere in tema, le regole stesse del gioco. Per me Tears of the Kingdom è un vero e proprio cortocircuito. In Breath of the Wild ai giocatori sono stati forniti degli strumenti per affrontare con un incredibile grado di libertà anche la più piccola delle sfide e di contro i giocatori, sin dal giorno zero, non hanno fatto altro che testare i limiti di questo sistema cercando di rompere dei confini estremamente malleabili. E Tears of the Kingdom nasce proprio dal team di sviluppo che rimane affascinato dall'approccio scelto dagli speedrunner e invece che tentare di contenere questa follia accetta
accetta la sfida e fa diventare il focus principale del gameplay l'assenza di regole. Banalmente, prendete il caso di Ascensus. Si tratta di un tool utilizzato dagli sviluppatori per muoversi agilmente nella mappa di gioco, che poi è stato trasformato in una delle abilità cardine di Link. Questo perché l'idea è proprio quella di spostare definitivamente l'attenzione dal cosa si sta facendo al come si decide di farlo, e col senno di poi, questo cambio è in realtà la direzione naturale verso cui da anni punta tutta l'industria. È dall'avvento di Minecraft che le dinamiche da builder sono diventate un elemento imprescindibile del divertimento elettronico, ed alcuni degli esperimenti più popolari nel mondo del gaming nascono proprio dall'ibridazione di queste meccaniche con altri generi apparentemente lontanissimi. Sì, sto pensando proprio a Fortnite. Nintendo sono anni che sperimenta con concetti come la progressione non lineare all'interno della serie. Mi viene subito in mente A Link Between Worlds, e ha già scoperto da tempo la potenza dei builder e le opportunità che scaturiscono dal fornire una cassetta degli attrezzi del genere ai giocatori. Ma proprio per questo penso che Tears of the Kingdom sia un capolavoro generazionale, perché per la prima volta, in un senso così compiuto e realizzato e funzionante, sia la perfetta fusione tra open world e builder. Dai, chiamiamolo open builder. E si tratta di un capolavoro generazionale proprio perché nel proporre questa nuova fusione non fa nulla per mascherare la sua ispirazione. E attenzione, non mi riferisco solo alla traiettoria degli Zelda, dove la base di Breath of the Wild viene arricchita da un continuo rimando al classicismo, ma anche ai palesi debiti nei confronti di Elden Ring, Minecraft e pure leggende Pokémon. No, vabbè, magari questo no. Se c'è una cosa che Tears of the Kingdom spiega in modo eccellente, è che non c'è per forza bisogno di essere innovativi per risultare rivoluzionari. Per me il vero traguardo incredibile è l'essere riusciti a creare un motore di gioco in grado di assecondare la fantasia del giocatore. Dopo centinaia di ore di gameplay, sono rarissime le volte in cui ci si sente limitati dalle possibilità offerte dal gioco, e sono ancora meno quelle in cui si rompe il gioco nel senso tradizionale del termine. Questo perché, mentre in passato rompere un titolo significava impegnarsi attivamente nel distruggere il percorso ideale pensato dai creatori, questa volta distruggere significa assecondare, creando da zero. Visto che è chiaro come Tears of the Kingdom sia nato nel tentativo di risolvere tante delle tensioni originate con Breath of the Wild, partendo proprio dal feedback dell'utenza, è palese che si sia cercato di far emergere in modo molto più preponderante l'anima classica della serie, ma qui secondo me è dove emergono alcune delle problematicità più grosse. È apprezzabile che, nonostante tutto, Tears of the Kingdom non sia né uno spin-off né un builder puro, e si sia riusciti nella difficile impresa di far sì che l'anima della serie non soccombesse sotto il peso di tutte queste nuove strutture, eppure i dungeon rimangono ancora il momento più debole di tutta quanta l'avventura, nonostante si sia cercato in tutti i modi di ricreare quel feeling inconfondibile degli Zelda classici. In realtà la preparazione dungeon è forse più interessante dei labirinti stessi, e nello scoprire i contesti regionali, nel guadagnare accesso a queste prove, ho vissuto dei momenti che mi hanno ricordato da vicino l'epica dei primi Zelda in tre dimensioni. Il problema è che, se la parte adventure è ormai consolidata anche nel contesto open world, la libertà di approccio e la creatività che permeano, anche se in minima parte, le sfide dei sacrari, sembrano non lasciare spazio alla complessità di design che era il fiore all'occhiello della serie. Forse, e lo dico con grande tristezza, è giunto il momento di aprire la mano e lasciare andare l'idea di un classicismo degli Zelda che non tornerà più, soprattutto nella forma che abbiamo imparato ad amare. Ancor più che con la tradizione, però, è inevitabile che il più grande scontro, il vero scoglio da superare, sia stato quello del confronto diretto con Breath of the Wild. Lo abbiamo visto, la più grande sfida presente agli sviluppatori sin dall'inizio delle lavorazioni è stata quella di creare qualcosa di nuovo partendo da una base consolidata, evitando l'effetto more of the same. E questo penso sia il punto dove più è facile discutere e l'apprezzamento della fanbase si divide in due. E soprattutto è dove i detrattori, a prescindere, hanno l'arma più semplice per criticare il titolo. Per come la vedo io, Fujibayashi e il suo team sono riusciti nell'incredibile impresa di creare un more of the same che non è percepibile come ripetizione del già visto, e che anzi, piuttosto che risultare come un'appendice posticcia a un lavoro di per sé già completo, è così ben riuscito che trasforma il suo predecessore in una versione di prova. C'è chi continuerà a preferire Breath of the Wild a Tears of the Kingdom, e va benissimo così.
Nonostante sia fermamente convinto che il secondo capitolo aggiusti tantissime delle cose che non funzionavano di Breath of the Wild ed è obiettivamente un titolo più completo e meglio riuscito, capisco perfettamente chi è rimasto orfano di quella sensazione di scoperta della Hyrule di Breath of the Wild, una meraviglia che non tornerà mai più. Questo perché si è scelto di giocare proprio su questa familiarità e si è sostituita la scoperta dell'ignoto con la possibilità di padroneggiare uno spazio già mappato che ora però è sovrabbondante di cose da fare e segreti da scoprire. Sembra quasi un passo indietro rispetto a quello che ci siamo detti all'inizio, ma in realtà a suo modo, proprio per la preponderanza degli elementi da builder che garantiscono la totale non linearità della progressione di gioco, anche quello di Tears of the Kingdom è un open world ignoto, tutto da scoprire. E a proposito, secondo me non è neanche vero che sia totalmente assente la sensazione di scoperta su cui era fondata tutta la magia di Breath of the Wild. Nintendo non si è limitata a riproporre la stessa mappa, e se in Breath of the Wild si conquistava l'orizzonte, con Tears of the Kingdom si conquista una verticalità vertiginosa, tanto da estendersi anche in negativo. La cosa sorprendente è però che le isole nel cielo sono forse uno degli elementi più deboli tra le tante novità di Tears. Infatti ci si rende ben presto conto che il layout frammentato del continente sospeso in aria è in realtà ripetitivo e ci sono poche cose degne di nota da fare in cielo. Sembra quasi che la presenza di queste isole sia da vedere solo nell'ottica della conquista del volo e nella possibilità di attraversare un mondo realmente open air senza alcun limite. Un po' la rivincita di quello che probabilmente Fujibayashi aveva sempre voluto fare sin dai tempi di Skyward Sword, ma non bisogna dimenticarsi che la terra sotto i piedi di Link è ora vuota e c'è un mondo sottosopra che aspetta di essere scoperto. Riprendendo la più classica delle tradizioni della serie, quella della Hyrule negativa, le profondità dei sotterranei sono qualcosa di incredibile, seppur nella loro semplicità. Sebbene sia un luogo di farming puro, è qui che per me si rivive un qualcosa di simile al senso di esplorazione di Breath of the Wild, anche se in direzione inversa. Mentre nell'open world del 2017 l'idea vincente era quella di proporre un orizzonte sconfinato dove ogni elemento, se lo potevi vedere, lo potevi raggiungere, nei sotterranei di Tears of the Kingdom si va avanti alla cieca ed è proprio l'assenza di orizzonte a creare una sensazione di smarrimento in grado di allungare non di poco il tempo di permanenza in questo sottosopra. Ed è incredibile come alla fine questo sia stato un elemento ignorato completamente durante la campagna pubblicitaria del titolo, ma rivesta per quanto mi riguarda pari importanza rispetto alle isole del cielo, che anche tematicamente si sono rivelate meno fondamentali di quanto Nintendo aveva lasciato intuire. Purtroppo non sono un grandissimo fan di questo tipo di narrativa frammentata e non lineare, che trovo molto difficile da seguire e che soprattutto rischia di depotenziare alcuni dei momenti più emotivamente carichi della storia, ma c'è da dire che rispetto a Breath of the Wild sono rimasto molto più coinvolto. Innanzitutto si è lavorato molto meglio nella costruzione dei vari villaggi e delle storie che accompagnano gli antichi saggi. Soprattutto ora si ha la sensazione di percepire una minaccia ben più tangibile che avvelena la terra. Recuperare le lacrime completando i templi significa non solo scoprire qualcosa di più sul passato di Hyrule e sul destino di Zelda, ma anche ripristinare un equilibrio che era andato perduto. Una sensazione di incidenza che ora è molto più tangibile nelle side quest. Sebbene il gioco abbia ancora un problema nel ricompensare gli sforzi del giocatore, se non altro ora le missioni secondarie sono molto più strutturate e hanno dei risvolti pratici nel mondo di gioco. Attraversando Hyrule si ha la sensazione di lasciare il segno del proprio passaggio, un qualcosa che secondo me mancava in Breath of the Wild. E poi c'è la storia vera e propria, che di nuovo ragiona su una stretta di mano generazionale che segna il passaggio di testimone tra antico e moderno, tra vecchie e nuove leve. La presa di coscienza di Zelda e del suo tragico destino è uno dei momenti più alti mai visti all'interno della serie, e l'estrazione della Master Sword è un culmine emotivo che non mi sarei mai aspettato di provare. E a proposito, anche l'aver deciso di modificare radicalmente una quest ormai diventata standard della serie, con tanto di stravolgimento di accesso ai The Lost Woods, si inserisce perfettamente in questa continua tensione tra modernità e classicismo che non potrebbe essere stata gestita in modo migliore. È difficile immaginare come possa evolversi in futuro la serie di Zelda dopo Tears of the Kingdom, un gioco totalizzante, l'espressione massima di un concetto di open world che, se anche tornerà all'interno della saga, assumerà per forza dei connotati molto, molto diversi.
Se c'è una cosa che però gli sviluppatori Nintendo ci hanno insegnato è che non c'è mai reale fine alla creatività e che ogni nuovo capitolo è una nuova porta su un qualcosa di inconcepibile fino a un attimo prima. La rivoluzione è sempre dietro l'angolo e chissà quante altre volte ci troveremo di fronte a uno Zelda in grado di riscrivere le regole dell'avventura videoludica. Un titolo che appena giocato ci farà pensare, questo è lo Zelda definitivo. Il fattore importante però, non da sottovalutare assolutamente, risiede nel fatto che gli anni passano e per quanto noi siamo ancora abituati ad associare le produzioni della grande N ai nomi che hanno scritto la storia dei giochi Nintendo, giganti come Miyamoto, Onuma, Koizumi, Tezuka e Kondo hanno già passato il testimone a una nuova generazione. Aonuma è il volto di Zelda, ma è Fujibayashi ad aver diretto Tears of the Kingdom e ad aver avuto le intuizioni più importanti sul titolo. Super Mario Bros. Wonder non è stato diretto da Tezuka o Miyamoto, ma da Shiro Mori, un nome che magari non vi dirà niente, ma se andate a vedere il suo storico di lavori vi renderete conto che è da fine anni 90 che milita all'interno di Nintendo e piano piano ha svolto ruoli sempre più importanti all'interno dell'azienda. C'è un bellissimo video di John Cartwright dove viene spiegato nel dettaglio questo passaggio generazionale e vi consiglio assolutamente di recuperarlo perché Nintendo sta cambiando, ma non le sue grandi produzioni. C'è stato un passaggio di consegne, un'altra importantissima stretta di mano che ha fatto sì che l'etica lavorativa e la creatività inconfondibile delle produzioni Nintendo sopravvivessero anche al di fuori dei suoi primi importantissimi saggi del videogioco. Nel 2017 Breath of the Wild ha sconvolto l'industria ribaltando il concetto stesso di open world e nel 2023 Tears of the Kingdom ha dimostrato come un seguito può trarre i suoi più grandi punti di forza dal già visto, intercettando i trend di mercato e piegandoli alla ricezione dei giocatori. Per quanto le aspettative fossero alte, per quanto lo spettro del More of the Same incombesse senza pietà su tutta la produzione, Tears of the Kingdom è stato un salto nel vuoto mozzafiato che si è concluso con un atterraggio nei confini della tradizione. Ed è per questo che per me Tears of the Kingdom è la chiusura di un cerchio che abbraccia tante storie diverse. Per me Tears of the Kingdom è il gioco della generazione. Poracci, il vero salto nel vuoto è l'essere arrivati fino a questo punto dopo oltre 6 mesi di attesa dall'uscita del gioco. Per me è stato un video difficilissimo da fare e vi ringrazio dal profondo del cuore per aver avuto la pazienza di aspettare così tanto per ascoltare il mio parere sull'opera più importante del 2023 e anche oltre. Spero che il video vi sia piaciuto e vi ricordo che se volete supportare il mio lavoro basta anche solo un like o un commento per aiutarmi infinitamente. Io vi ringrazio dal profondo del cuore, ci vediamo presto, magari con un video più semplice e voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Tears, Michele Kingdom. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Salve a tutti.